Ciao, sono Angelo, speaker di Teen Social Radio, inviato per All Music Italia. Oggi, ragazzi, sono qui con Gianmaria. Come stai? Bene, grazie. Tu? Molto bene. Allora, innanzitutto saluti dal nostro direttore ed essendo che noi ti conosciamo già come cantante, voglio conoscerti meglio come persona e quindi un pregio e un difetto di Gianmaria. Non sono bravo in queste cose. Sono una persona molto gentile, anche se non sembra. Mi guarda Beatrice e dice no, però sono una persona molto gentile e il difetto è che sono molto diretto, forse un po' troppo, potrei essere un po' più carino. Ok, va bene. Quando devo dire qualcosa di brutto. Va bene, va bene. E devi portare a cena la donna della tua vita, dove la porti e come ti vesti? E soprattutto la vai a prendere tu? Sì, la vado a prendere io. Assolutamente. Dove la porto? La porto a mangiare del pesce buono, sì, con del vino buono. Mi vesto, questo non lo so, probabilmente come adesso. Dai, elegante, insomma. Va bene, allora le tue canzoni le cantiamo tutti, ma tu invece che cosa canti sotto la doccia? Sotto la doccia canto i miei guilty pleasures, cioè le canzoni del momento, e poi quando devo ascoltare musica ascolto altre cose, però sì, canto le canzoni probabilmente più famose del momento. Adesso mi ascolto molto dei trapper nei momenti leggeri, così, quindi sono anch'io uno di voi, insomma. Ok, allora devi fare un lungo viaggio, che cos'è una cosa che non può mancare? I calzini e le mutande, sicuramente. Effettivamente, è una cosa molto importante, sì. Per non rimanere senza. E con chi vai e soprattutto poi dove vai? Con chi vado? Vado con mio padre, sicuramente. Una delle poche persone con cui riesco a passare del più tempo assieme, e vado, adesso mi piacerebbe molto andare in Sud America oppure in Giappone. Cioè, dici un viaggio lungo, mi faccio un viaggione, vado in uno di questi due posti. Un po' di sushi al Giappone. Sì, sì. E ti diletti mai ai fornelli? Sì, io cucino, sono bravo anche, però il problema è che nei periodi così in cui sono sempre in giro ordino tipo delivery tutte le sere in cui sono a casa, perché per cucinare ci vuole tempo. Cioè, che cos'è che ti diverte di più cucinare? Mi diverte moltissimo fare il brodo, non so perché. Non è proprio un cibo divertentissimo, perché lo fai e lo lasci là. Però allora, una cosa che mi diverte molto fare sono magari le paste, svuotando il frigo, inventandomi dei sughi particolari. Ho fatto un sugo la settimana scorsa incredibile con il radicchio. Segnatevelo, ragazzi. Radicchio, pomodoro, gorgonzola. Buonissimo. Buonissimo. Un bel mix. Allora, sei in una serata relax, non hai nulla da fare, sei stravaccato sul divano. Guardi un film, che film è e soprattutto che cosa mangi? Allora, mangio un poché, così, oppure, cioè, mangio anche tanta roba che fa schifo, tipo McDonald's, pizze, cose. E mi guardo, cosa mi guardo? C'è un film che devo guardarmi, mi guardo Zero Fucks Given, che devo guardarlo da un mesetto, un film su la storia di una hostess. Va bene, ci fai un bel saluto agli amici di Teen Social Radio? Ciao amici di Teen Social Radio, ciao. Grazie mille.